Il campo di pallone a Lerma, una risorsa per un piccolo paese di poco più di 800 anime. Ma come tutte le cose, spesso non vengono prese in considerazione. Oppure se ne critica la collocazione, magari perché lo si vorrebbe nella piazza principale del paese. Ma la sua collocazione rimane strategica, in quanto a ridosso troviamo le piscine, quindi non ci sono scusanti per la scomodità, visto che per andare in piscina ci si va e non si brontola. Purtroppo, forse manca lo spirito della competizione tra i giovani, che sono interessati ad altro. Sicuramente manca una figura di spicco che possa coinvolgere i ragazzi ad appassionarsi alla frequentazione del campo, con partite amichevoli e magari con tornei con altri paesi. Ma un campo di calcio potrebbe essere una buona attività anche per gli adulti. Certo che farsi venire l'idea di crearne un altro sarebbe davvero assurda. Come detto sopra, bisogna cercare una persona che inizi ad appassionare i giovani e anche gli adulti ad una sana competizione. Ora veniamo a una breve storia del campo. Il campo sportivo lo si ricorda già da tempi remoti. Circa 25 anni fa è avvenuto un restyling con l'amministrazione di Arata. Negli anni, con il sindaco Bruno Aloisio, al primo mandato sono state fatte ulteriori migliorie. È stato realizzato l'impianto di irrigazione e sono stati messi i pali per l'illuminazione. Le luci sono state offerte da RGM. Sono stati posizionati due container, completi di una doccia e un servizio igienico per struttura, dotati di luci. Sono state rese più accessibili le strade illuminate, che portano al campo sportivo sia a piedi che in macchina. Si può accedere a piedi direttamente dalla strada, accedendo da via Baldo. Dopo il bar è subito superato il commestibile. Si trova la strada per sopraggiungere il campo sportivo, dove si trova anche l'area camper. E a sinistra ci sono le piscine e al lato troviamo il campo di calcio al confine dell'area camper. Per accedere con i mezzi si prosegue per via Dante, fino alla traversa che porta alle piscine. In fondo alla discesa, di fronte alla piscina, si accede deviando a destra. La struttura attualmente è regolare per 7 giocatori per squadra. Il campo è sempre aperto e avvisando il comune sono fruibili anche gli spogliatoi con doccia e servizi. È disponibile sempre per i ragazzi, per tornei e grazie all'impianto elettrico da 32 kW anche per manifestazioni. E anche il punto di atterraggio per l'elisoccorso. Necessiterebbe di risistemazione del fondo, reti di protezione e installazione di ulteriori docce negli spogliatoi. Ma questo dipende molto dall'interesse dei cittadini, per dare via a un nuovo restyling. Quindi, coraggio, l'amministrazione del comune è disponibile, se l'interesse riprende a brillare soprattutto nei giovani.